ja, das haben wir organisiert und diesen Moment, das sind, ich weiß noch nicht die richtige Name, dann werden wir an die Media weiterleiten. Ja. Aber das Thema ist über die diritti umani. Ja, okay. Und wir wünschen, ich glaube, dass die Präsident aus von Emergency ist wieder da, wie voriges Jahr. Und dann man gibt's noch so Leute, das spricht über den Krieg, dass diese stupidità umana. Thank you.
Corretto. È ricattata addirittura. Sì, ti ricattiamo. Però se non stiamo fermi non viene la foto. No. Video. Sto facendo video. Oddio, ti incastriamo proprio. Stai fermo. La carezza della sera. Parla? Intervista. YouTube. Sempre nelle sale operatorie di cardiochirurgia. Sì, ho preparato per voi questa sera un piccolo video con un montaggio di fondo. Se lo vogliamo far partire, così vi spiego brevemente e vi illustro un po' il centro. Ok, allora, questo è il centro Stanati di cardiochirurgia, una struttura veramente all'avanguardia, qui non manca nulla, come potete vedere dall'esterno il luogo dà proprio una bella sensazione di pace, infatti il centro si chiama Sanam, che in arabo significa pace. Questa è la zona di meditazione dove comunque i pazienti possono andare a pregare, e piano piano ci stiamo spostando nella parte interna del centro e poi prettamente nelle sale operatorie. Questo è un centro che, diciamo, assiste pazienti, solamente pazienti con problemi di patologia di cardiopatie. Nel periodo in cui ero giù al centro siamo intervenuti anche nell'assistere parecchi bambini, avevamo un cardiochirurgo pediatrico. Infatti le cardiopatie di origine reumatica sono la seconda causa di morte, purtroppo, e con questo progetto stiamo veramente salvando parecchie vite, non solo parecchi bambini, ma anche persone adulte. Queste sono alcune collaboratrici, non solo internazionale, dello Stato internazionale, ma anche dello Stato sudanese, questa è la città di sterilizzazione, emodinamica. E qui appunto l'entrata della sala operatoria dove vengono accolti i pazienti fino alla sala vera e propria. Interventi appunto non solo per patologie congenite ma anche per queste malattie dovute all'artrite reumatoide che provocano comunque scompensi cardiaci non indifferenti. I pazienti poi dalla sala operatoria vengono assistiti nella terapia intensiva con 11 posti letto e poi dalla terapia intensiva vengono riabilitati nel reparto stesso, che ha una capienza di 40 posti letto. Come vedete sono immagini molto suggestive ma reali, perché effettivamente è un centro che poi ridona il sorriso a tanti bambini. Si lavora a pieno regime al centro, dai 2 ai 3 interventi al giorno. È un progetto comunque recente perché è nato l'anno scorso, nell'aprile del 2007 è stato effettuato il primo intervento, ora siamo quasi a quota 1000. Questa è la realtà della capitale. La capitale consta di quasi 11 milioni di abitanti, è una capitale molto grande, di cui quasi la metà comunque sono, gli abitanti sono provenienti dalle guerre civili, infatti ci sono 7 campi profughi che tornano alla città, di cui uno a ridosso dell'altro centro di emergency, il centro pediatrico a Maio, in cui vengono assistiti anche qui parecchi bambini che vengono supportati. Infatti da questa immagine si può vedere la distesa del campo profughi e la realtà.
appunto giocavamo con loro, li lavavamo, li facevamo dei vestiti, dei cambi. I loro occhi veramente si può vedere che c'è un'aspettativa, una speranza di vita non indifferente. Un progetto che ha un cuore grande veramente e che ha bisogno comunque dell'aiuto di tutti. Grazie per l'attenzione. Finalmente a salire su questo palco e ci inchiniamo davanti a tutti coloro che hanno avuto coraggio di sfidare la sorte di questa serata infame. Ringraziamo gli amici di Emergency e dell'ospizio che ci hanno voluti quest'anno qui e speriamo che vi divertiate ascoltandoci e cantando con noi. Ma ricordatevi che non è importante che cosa facciate per vivere, cosa facciate per staccare il lunario o anche soltanto per sopravvivere. C'è comunque e sempre qualcosa che ci accomuna e che ci rende uguali. Voi, me, loro, everybody, everybody! Everybody, need somebody. Everybody, need somebody to love. Seven to love. Send it to me. Shake it to kill. I need you, you, you. I need you, you, you. I need you, you, you. In the party. When I said fuck you. Thank you.
ragazzi, noi siamo prima linea per Rimini. Magari anche lui, o forse Giuseppe, per lui ci puoi dire se anche lì, se ci sono dei momenti difficili, magari dove non hanno i soldi per pagare il materiale, quello, tutto quello che serve. Eccomi, intanto anch'io ringrazio principalmente, li chiamo volontari, nel senso tutti i volontari che si sono dati da fare in questi giorni, perché non sono solo i 4 giorni aperti al pubblico, ma c'è tutta una preparazione a monte che magari molti non conoscono e non comprendono.
ne abbiamo parlato già da tempo con Delia e con gli altri ragazzi, quindi devo dire che ogni anno siamo, almeno io la prima volta che vengo, comunque siamo sempre sorpresi dell'organizzazione e di come si riesce a far partire ormai questo appuntamento tradizionale qui a Merano. Detto questo, non è così semplice parlare di emergency in breve tempo, comunque cercherò di spiegare che cosa vuol dire l'associazione quando si sposta sul territorio all'estero. Come mi anticipava già, è vero, ultimamente forse la parte della sanità è quella che si conosce di meno, perché la comunicazione ce la fa conoscere di meno. Siamo più impegnati in questo momento nel far vedere tutto quello che è la parte economica, però questo non ci deve far perdere di vista quello che è lo scopo principale della nostra associazione, che è quello di portare assistenza gratuita, sanità d'eccellenza, neutralità degli interventi nei territori prevalentemente che sono in uno scenario di guerra. Ecco, questi sono i tre requisiti fondamentali dell'associazione per la quale è stata costituita nel 94. Si è fatto ovviamente poi tutto un percorso dal 94 fino al 2008, si è partiti appunto avvitando delle protesi a un ginocchio, a un gomito in Afghanistan nel 99 e siamo arrivati adesso al Sudan, dove così simbolicamente sembra che non ci sia uno scenario di guerra esagerato, un conflitto molto particolare come quello che è stato in Afghanistan. E le domande che ci fanno sempre è perché avete deciso di aprire questo centro di cardiochirurgia dove servivano probabilmente altre necessità nella quotidianità. Trabalhar,
Rossini ci canterà questo pezzo, Bebop Lula. Thank you.
is already on me. You gotta change my way of living. The
same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go away.